Allora, stasera è serata di occuparci di agricoltura, dei problemi dell'agricoltura nel nostro territorio. Sabato prossimo a Ramacca avrà luogo, organizzato dalla Federazione Nazionale Agricoltura, la sede di Ramacca che è presieduta da Franco Cupane, a cui do subito il benvenuto. Dai, andiamo negli speech. Benvenuto, grazie di essere qui con noi. Ed è in compagnia di Salvatore Di Benedetto, che è un produttore e commerciante dell'ortofrutta. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Dicevo, sabato a Ramacca avrà luogo, organizzato dalla Federazione Nazionale Agricoltura, un convegno dal titolo La crisi agricola sta affamando il territorio, il territorio ramacchese. Franco Cupane è il responsabile zonale della Federazione Nazionale Agricoltura, sezione di Ramacca. Ecco, l'esigenza, perché nasce questo convegno, quali sono le difficoltà in questo momento, quali possono essere le proposte per cercare di venire incontro, di lenire le difficoltà dei produttori agricoli, dell'agricoltura in generale, ma anche della commercializzazione, che credo che sia anche questo un problema. Prego, Ivana. Innanzitutto la ringrazio per il tempo che ci sta dedicando. Noi abbiamo raccolto le lamentele del nostro territorio. L'FNA, la federazione di cui io rappresento il zonale di Parecchio Latino, si sta occupando di questo problema, il problema dell'agricoltura, ma non è soltanto il comparto della commercializzazione o dei produttori. Noi difendiamo anche il più debole, che è il lavoro bracciantile, perché stiamo vedendo che almeno nella nostra zona se ne parla poco, sia a livello di istituzione, sia a livello chi ha la voce per poter gridare questo lamento che si eleva dal popolo, perché in realtà è un problema molto generale. Potremmo parlare di quello che si potrebbe fare, ma noi innanzitutto vogliamo dare voce a chi vive questa crisi. Infatti sta affamando il territorio ramacchese vero e proprio, perché noi non abbiamo fabbriche, non abbiamo cioè, strutture che in realtà il popolo di Ramacca può andare a lavorare. È l'agricoltura, siamo un paese agricolo da una vita. L'economia e l'agricoltura. L'economia principale e quello che ci dà fastidio è che in questo momento, almeno dalle nostre parti, c'è un silenzio. Noi nel nostro manifesto abbiamo messo tre simboli. E uno è il gigante addormentato, che è un monolite nel nostro territorio, molto, molto Zona famoso, agricola, molto bella. perfetto, Agricola, archeologica. archeologica, molto famoso, almeno per noi, perché Ramacca purtroppo non ha veri simboli per poter riconoscere un territorio. Abbiamo messo il palazzo comunale, cioè il gigante che rappresenta noi ramacchesi, che in realtà in questo momento, mi vergogno anche a dirlo, stiamo dormendo. Non si deve tranquilli, stiamo a vedere quello che succederà, senza poter mettere in moto nessun tipo di meccanismo o nessun tipo di lotta, nella speranza che qualcosa si potrebbe risolvere. L'altro simbolo è il Palazzo Comunale, che sono le nostre istituzioni, che in questo momento, con tutti i problemi che ci possono essere, non possono dare non possono dare soluzioni immediate. E il terzo è quello che noi cambiamo, la nostra agricoltura, i nostri prodotti. L'abbiamo portato anche noi, Carciofi, le arance e il arance e il frumento. frumento. Ramacca era il granaio, ora anche la produzione è un pochettino cambiata. Poi ricordiamo che Ramacca ha un territorio estesissimo, Sì, siamo forse quasi vicini a uno. quello di Caltagirone, terzo o quarti nella regione, ma Ma principalmente nel Calatino siamo. siete, ma dal punto di vista di produttività siete i primi, diciamo. Ma non solo Quelli di questo. Caltagirone sono enfiteusi, che non Va sa neanche il bene, comune di ma avere. quello sì, ma non solo il fatto di avere il territorio più vasto, ma ci siamo sviluppato un tipo di cultura, specialmente sui carciofi. Da qua a 50 anni ci siamo specializzati, siamo forse uno dei produttori maggiori. Sulle arance, perché stiamo cercando di sopravvivere in questo periodo. Come dicevo, questo convegno è nato solo esclusivamente per dare voce ai produttori, ai commercianti e ai braccianti. Però su questo c'è anche tutto il condotto che gira attorno a questo mondo. E vogliamo proprio su questo convegno, alla fine di questo convegno, dare la possibilità di stilare un documento. L'hanno fatto già in altri comuni, Siracusa, Vittoria, su Palermo, Trapani, di cui portare all'evidenza, alle istituzioni, qual è il vero e proprio problema. Ma non vogliamo
che le soluzioni avvengono fra 2, 3 anni, 4 anni, perché i tempi della politica sono quelli. Ma noi già siamo morti. Noi, no, grazie a Dio siamo qua ancora a gridare aiuto, dai. E quindi vuol dire che non siamo nella simbologia dei nostri prodotti. Il gigante è addormentato, noi lo vogliamo risvegliare, ma prima che per in realtà muore. Cioè, qua il problema è che, essendo della sovrapproduzione dei prodotti con queste alte temperature, ci troviamo in condizioni abbastanza critiche, che già il prodotto fra qualche giorno dovrà finire, perché in realtà non c'è più commercializzazione. E il fatto che siamo senza acqua, il fatto che la nostra viabilità è zero, il fatto che in realtà un territorio che in realtà potrebbe essere una Fiat in tutti i sensi, di prodotti agricoli di eccellenza, perché noi abbiamo l'eccellenza, non vogliono gli altri comuni, ma perché siamo nella piana di Catania, il nostro microclima, le nostre arance, i nostri prodotti sono d'eccellenza, però in questo momento c'è, come te lo ripeto, un silenzio tombale. Questo non vogliamo, vogliamo essere dei evidenziatori come Federazione Agricoltura, apposta per avere un nuovo inizio, per far capire all'istituzione di darci il modo di poter cercare di avere un problema immediato, risolvere un problema immediato. Non possiamo andare alla progettazione, a situazioni che andranno con anni e anni, perché fra qualche anno non sapremo se più ci sono le condizioni di poter coltivare e di poter dare, per davvero sfamare un territorio. Questa è la nostra idea di convegno. Infatti non sarà un convegno tecnico, anche se saranno rappresentate tutte le categorie, ma vogliamo dare proprio voce a chi vive il problema. E non vogliamo avere noi la soluzione nelle mani, perché in realtà il problema è molto vasto. Però per far capire e per sottolineare che questo problema c'è, si deve attenzionare, e le istituzioni devono fare il modo che ci sia una, non dico una soluzione, ma almeno uno spiraglio, un modo per poter risolvere il problema nell'immediato, nello spicciolo, nel poter dare tranquillità ai produttori, ai commercianti e agli agricoltori. Perché se quest'anno andrà male, come già in prospettiva e come sta andando, il prossimo anno sarà ancora peggio, perché la crisi non sta andando a diminuire come qualcuno vorrebbe fare credere, ma sta andando ad allungarsi. E purtroppo le esigenze familiari del nostro sono quelle che sono, perciò dobbiamo dare delle risposte immediate. Questo è quello che noi chiediamo alla politica, sia regionale e sia nazionale, perché in realtà stiamo vedendo che non stanno risolvendo i problemi. Io sono convinto che la politica in questo momento sta aggravando nel modo molto più facile, perché non conoscendo la situazione, invece di dare aiuto, di commercializzare, di vendere un prodotto nostro con costi già bassi, e non guadagna nessuno, non guadagna, si sopravvive, fanno mettere al mercato prodotti che non sono nostri. E qui la politica dovrebbe intervenire. E infatti per quello noi vogliamo cercare di dire, perché questo territorio in questo momento parlerà con un documento, ma non sappiamo domani quello che potrà nascere. Chiaro questo. Questo è tutto il concetto che noi... Salvatore Di Benedetto, della Di Benedetto e Figli SRL di Ramacca, ecco. Un protagonista che vive le difficoltà, ecco. Cupane indubbiamente ne parla in terza persona, perché è un rappresentante di categorie. Purtroppo invece tu rappresenti l'anima, il grido di dolore, diciamo, di chi vive, lavora e dovrebbe avere prospettive appunto sulla produzione e la commercializzazione di questi prodotti. Purtroppo io mi trovo nella via di mezzo tra i commercianti e i produttori, perché sono un commerciante e un produttore. E si vede, e cioè, il problema sta sia nel produttore e sia nel commerciante. Il produttore oggi è arrivato al punto di non portare a casa niente, perché i prezzi sono molto bassi. E si parla ora che un carciofo costa all'incirca un 12 centesimi compreso di cassa, quindi meno di un baghetto da 10 di sigarette. E, una cassetta. Il problema non è nella sovrapproduzione. La sovrapproduzione non c'è, la sovrapproduzione è dovuta al fatto che la merce che entra dall'estero, entrando nei mercati, si mette assieme alla nostra, quindi non c'è più vendita, si abbassano i costi e non c'è più vendita. E oggi siamo dovuti a spezzare questa, la merce la dobbiamo mandare alle industrie
a pochissimi pagata, soldi, pagata sì, poco, perché non possiamo, noi non possiamo competere con la Tunisia, con l'Egitto, non possiamo competere perché là c'hanno la produzione costa sì, molto meno, la manodopera costa d'opera molto, molto meno, quindi anche i controlli costano molto meno. Se ci sono, sì, ancora li usano prodotti che sono nocivi, e certo, dove qui non ce li fanno usare. Però la comunità... No, non si devono usare, certo. Però la comunità europea qui non frappone niente, diciamo. No, non ci sono neanche i controlli esatti, perché il personale che dovrebbe essere da controllo, in realtà sono numeri talmente irrisori di controllori, che in realtà questo controllo non c'è, anche se qualcuno vuole spacciare che ci saranno. Però non esiste, no? Leggiamo nei giornali merce entrata dalla Tunisia che era acquistata in Siria, passata e venduta nei nostri mercati, ma poi nella grande distribuzione, cioè dove oggi la maggior parte delle persone vanno a acquistare. Perciò... Tutto il fatto sta che la merce deve entrare, si devono mettere delle date, quando noi non abbiamo il prodotto qui, se si mettono tutte cose assieme non andiamo bene né noi e né loro. Certo. Purtroppo è come una ruota di un mulino. E il cane che si morde la coda. È tutto quello. Là praticamente, ma veramente là dovrebbe essere soltanto la politica che può intervenire. Infatti noi stiamo proprio cercando di dare un segnale. Al di là delle avversioni climatologiche, no? Il clima che indubbiamente non favorisce, diciamo, no? Ci godiamo le belle giornate primaverili, diciamo non abbiamo avuto un inverno di quello rigidissimo. Egoisticamente, ma questo ha creato danni all'agricoltura, diciamo, ecco, quindi voglio dire, ma se noi solo e ancora questi danni li vedremo poi in estate, no? Sì, perché... ma questo è ancora l'inizio, questo è l'inizio di tutto quello che andrà a finire, perché noi facciamo in questo momento che, come diceva lei, ci siamo goduti il sole, certo. Avremo bisogno di acqua, abbiamo i consorzi di bonifica fermi, gli invasi vuoti. Infatti, le infrastrutture che dovrebbero le infrastrutture che dovrebbero fare, e poi ci sentiamo dire. Io purtroppo per motivi altri mi trovo a seguire la politica regionale, ci troviamo a seguire sul bilancio che ancora si cerca di trovare le somme per cercare di far fare le giornate ai lavoratori del consorzio di bonifica, si cerca il modo di poter fare, invece quando noi abbiamo delle esigenze immediate, le piante hanno un loro ciclo e se non rispettiamo questo ciclo, quello che non produrranno non sarà utile né al produttore né al commerciante né quello. Noi vogliamo ricordare questo per noi è un primo inizio di impegno, questo convegno, proprio perché, come torno a ripetere, vogliamo essere dei evidenziatori, vogliamo sottolineare questo tipo di problema sul territorio. Va bene la politica locale, va bene che ci sono altri tipi di esigenze, però dobbiamo partire dalla base è dare un po' di tranquillità ai lavoratori, ai produttori e ai commercianti. Certo. Ai commercianti. Noi abbiamo anche queste difficoltà di viabilità, noi abbiamo strade statali che sono forse le regge traziere sono molto più, la viabilità è migliore di queste delle strade che abbiamo noi, ma nessuno se ne occupa o quantomeno se ne parla. Noi abbiamo avuto momenti della politica che si occupava degli extracomunitari, momenti che però in realtà la base dove in realtà le persone... Se guadagnano pane, nessuno, c'è un totale silenzio, e questo lo voglio ancora ripetere perché non si capisce, perché in una zona dove si potrebbe stare bene, dove avete già inquadrato le arance, i nostri carciofi, dove già soltanto guardando uno il cuore si dovrebbe rallegrare, invece il produttore chi appena guarda quella merce invenduta, sottopagata, diventa una sofferenza. Chiaro, il nostro grido è questo: cercare di portare la politica a capire che questo settore deve essere attenzionato, ma con soluzioni immediate, piccole ma immediate. Le grosse cose avranno i loro tempi per arrivare, ma in questo momento è quello che, abbiamo fatto. Assolutissimamente, io credo che bisognerebbe fare uno sforzo comune per capire, per ritornare a capire che l'unica industria sana che la Sicilia si può permettere è quella di ritornare all'agricoltura. Certo. Pensare alle grandi estensioni di terreni incoltivati che ci sono nel centro Sicilia, nell'Agrigentino, nel Nesseno, che prima era il granaio d'Italia, diciamo, no? Ora sono incoltivati, praticamente lasciati così. Non ha senso.
A parte che bisogna, questo sarebbe incentivare il lavoro, ma sarebbe anche qualificarlo e certamente metterli in un sistema. Prima abbiamo parlato con gli amici di Mazzarrone, questo consorzio. È chiaro che se gli agricoltori riescono a fare politicamente un salto in più, non restando ognuno chiuso nel proprio recinto, ma mettendosi e consorziandosi in cooperative o quant'altro, una voce di 100 persone si fa sentire di più rispetto alla voce di un singolo. Questo, allora, se si fa questo salto di qualità, significa equipararsi e paragonarsi ai tanti consorzi agricoli che ci sono nel Trentino, che ci sono nel Nord Italia, diciamo. Là fanno cartello. Hanno anche un altro tipo di mentalità. È una mentalità. Infatti, come dicevamo prima con gli amici di Mazzarrone, è difficile qua che due riescono a mettersi assieme. Il problema qui invece è... il problema è di avere la capacità, ma qui mi appello per esempio alla Federazione Nazionale Agricoltura, di rendersi strumento perché facciano comprendere agli agricoltori che mettersi assieme, fare cartello, significa imporre i prezzi e conquistare mercati e concorrenza, perché il solo Di Benedetto e figli da solo ovviamente non può fare concorrenza ai grandi, alla grande distribuzione. Certo. Ma se la Di Benedetto e figli annovera dentro la loro azienda tutto un gruppo di produttori, è chiaro che impone il prezzo. Infatti, e questo, ma questo è un lavoro che devono fare le organizzazioni di categoria. E infatti noi su questo stiamo puntando, perché a fare, educare, a far comprendere, a capire che nell'individualità ci si perde tutti. Infatti oggi in un mondo globale si ragiona con grandi numeri, oppure oggi era molto semplice venire come rappresentante di federazione, ma invece abbiamo voluto coinvolgere, perché noi abbiamo, siamo stati da cartina tornasole riguardando questo tipo di problemi, ma abbiamo proprio voluto i commercianti, i produttori vicino a noi, per il semplice motivo perché potevamo avere soltanto belle parole. Noi alla fine, come dicevo, avremo intenzione di stilare questo documento con le rivendicazioni di un territorio. Noi partiamo da Ramacca, ma sicuramente questo input lo daremo a tutti i paesi vicini. Sappiamo che è un momento particolare, perché esattamente essendoci tanti comuni, qualcuno potrebbe anche travisare. Però noi iniziamo, proviamo a dare questo input di metterci insieme. Infatti la federazione proprio comprende tanti comparti agricoli, non soltanto il lavoro bracciantile, non soltanto le ditte, non soltanto i forestali, non soltanto i consorzi di bonifica, comprende quasi tutto il lavoro all'interno del lavoro agricolo. Però perché noi in realtà ci crediamo nello stare insieme. Oggi come oggi, non voglio fare polemica, altri stanno pensando ad altre cose. Noi stiamo pensando alla base, stiamo pensando al bracciante agricolo, stiamo pensando a tutto quello che può succedere domani, e ci vogliamo pensare oggi. Come dicevo, noi vogliamo risvegliare il gigante addormentato, ma non per vivere in questo territorio in modo dignitoso, in modo più semplice possibile, come ci hanno insegnato i nostri padri. Purtroppo oggi dovremmo ritornare, come diceva benissimo lei, all'agricoltura, perché è l'unica industria che può dare un sostegno, un reddito a questo territorio, e nessuno c'è, perché nessuno ci può togliere il nostro sole, nessuno ci può togliere la nostra terra, nessuno ci può togliere, noi l'abbiamo qua, gli altri se lo inventano, ma noi ce l'abbiamo qua. Perciò se ripartiamo dall'origine, io sono convinto che questa terra può riemergere con tutti i problemi che ci sono, può riemergere, può diventare come il nord, come la cooperazione che hanno in Trentino, ma là hanno un'altra mentalità. Mi riferivo, ma proprio qua il problema di educazione, di mentalità in questo senso. Siamo qua, se possiamo essere io spero che al momento sono che... fermamente convinto che la nostra industria è l'agricoltura. Su questo ci trova. E più oltre che la qualità, io credo che c'è in più la professionalità. Certo. Ecco, oltre al sole, oltre alla terra, oltre a tutte, c'è anche la professionalità. Noi abbiamo portato i testimoni. Poi trovare dei giovani che ancora si dedicano intorno, ce ne sono tanti. In questa trasmissione vedo tantissimi che passano praticamente da San Michele di Canzeria, da Mirabella, da Caltagirone, ma giovani imprenditori. Il futuro dovrebbe essere quello. Ma questa è la consapevolezza, perché fino a qualche anno fa giovani stavano lontano dall'agricoltura. Tutto oggi c'è un ritorno in questo senso. Tutto il Calatino è basato sull'agricoltura. Però il problema è
l'abbiamo già identificato qual è il problema. Prima la politica, perché fa entrare questa merce dall'estero, certo. E noi tutto ce lo mettiamo, perché ci abbiamo i requisiti per portare avanti. Va benissimo, tutto. In bocca al lupo. Allora ricordo, martedì 27 febbraio alle 17:30 in via Giusti, come si chiama? Bar Kennedy? Sì, è una sala, delle più grandi che abbiamo in piazza, perché a Ramacca purtroppo, per nostra fortuna, le discussioni serie si fanno in piazza, perciò non potendo fare un comizio ma questo è bello, diciamo. Ma no, ma perché vogliamo ritornare a quello che si faceva Ramacca, prima. A Ramacca i comizi non me li fa mancare nessuno. Quello ancora devono iniziare, penso che a giorni, no, è una nostra caratteristica, allora, perché abbiamo fatto apposta, assolutamente. Si vive in piazza e vogliamo ritornare in piazza a riportare. Quindi allora, 27 febbraio, sabato alle 17:30, ex bar Kennedy, la sala dell'ex bar Kennedy. Il convegno La crisi agrumicola sta affannando il territorio ramacchese, organizzato dalla Federazione Nazionale Agricoltura, la sede zonale di Ramacca. Grazie a Franco Cupane, responsabile zonale della FNA, e grazie a Salvatore Di Benedetto della ditta Di Benedetto e Figli SRL, che operano a Ramacca. Grazie. Bocca al lupo, complimenti per questi bei prodotti, che a guardarli viene obiettivamente si apre il cuore, diciamo. A qualcuno lo fa piangere, probabilmente a voi. A me mi dà gioia, non so perché, sì, ma no. Queste sono. Vabbè, veramente. Allora li possiamo gioia. Lasciare. Beh, grazie. Grazie, buon lavoro. Alla prossima, grazie. Chiudiamo questa trasmissione. Vi ringrazio la cortese attenzione. Ci vediamo domani sera alle 21:15. Buona serata.